Bentornati al Teatro Ariston di Sanremo per la 54esima edizione del premio Regia Televisiva, il premio più ambito della televisione italiana. E adesso premiamo il personaggio femminile dell'anno, che quest'anno è Luciana Littizzetto. Vediamo se... Eccola, Lucianina! Ciao, Fabrizio! Ecco, allora, Luciana... È in collegamento da Milano perché ha appena terminato la messa in onda di Che tempo che fa su Rai 3. Non sento niente! Accanto a Fabio Fazzi, intanto io racconto perché sei lì. Allora, Lucianina, com'è andata la serata? È andata bene, ti ho visto che cantavi, adesso voi presentatori non fate altro che cantare. Siete imbecilli tutti quanti. Anche il mio compagno di avventure canta, lo sai, sì. Però tu che tempo, adesso sai cosa devi fare, Prizzi? Devi nasconderti nei bagni dell'Ariston, così il prossimo anno Sanremo lo fai tu, che sei la persona più adatta. Beh, che carina, grazie. Soprattutto mi piace Prizzi, perché lui ride sempre, ride qualsiasi cosa succede, in Italia c'è il disastro. Giri, vedi Prizzi, ridi, sei contenta, cioè ti tira già su di morale. Grazie per il complimento. Sai che qui ancora tutto parla di voi, eh? Ho trovato tue tracce dappertutto, in particolare vicino alla postazione del maestro Vessicchio. Tracce di saliva, diciamo. Abbiamo, sai, avuto un pur parler, un giro di lenzuola, solite cose, no? Che hanno i personaggi della televisione, ma poi soprattutto con Peppe, per me è veramente la mia vera metà, il Vessicchione. Io sono la sua Vessicchia. Senti, Lucianina, noi adesso dovremmo darti il premio. E c'è chi te lo consegni lì? Sì, ho qua la mia valletta, è la bionda no, e non è la... Sono il tuo principe azzurro, no, sono la tua metà, sono Guardala il tuo qua. Cavaliere. Ciao Fabrizio, ciao a tutti. Ecco qua. Ta-ta-ta-ta. Grazie. Come l'Oscar. No, che mi si scorda. Brava! Che carino Fabio, grazie. Grazie mille, che bello. Volevo ringraziare tutti, insomma, quelli che lavorano con me, anche i truccatori, i parrucchieri, sì. Peppe Vessicchio, sì. Brunetta, che se non ci fosse lui tante volte non saprei cosa dire, l'onorevole Bocchino, che ne avevamo uno, adesso ne abbiamo avuti due, anche uno dei grillini, ma l'ha mandato via, io sono disperata perché non so più di chi parlare. Volevo ringraziare anche tutta l'Italia che mi dà spesso gli spunti per dire delle cavolate, e soprattutto volevo ringraziare il mio compagno che mi ha convinta a fare Sanremo, e non riesco a non essere eternamente grata. Grazie. Fabrizio! Ecco Fabio, dimmi. Posso farti una domanda? Dimmi. Ma il premio personaggio femminile, cioè c'è un'unica nomination o c'era una scelta possibile? È solo invidioso, cioè, non ce l'hai un premio di riserva, voglio dire, anche solo con un pezzo di palma o una gamba di leone, era qualcosa. Era un'uninominale o c'era un'alternativa, o c'era un ballottaggio? Credo ci fosse una triplice, però adesso non te lo saprei dire perché non conosco i documenti riservati. Mi ha fatto una pernacchia. Ciao ragazzi. Ciao Fabio, grazie. Lucianina, da domani sera tu torni su Rai 1 nei panni della professoressa Passamaglia nella serie Fuori classe 2. Sei emozionata prima di un esordio? Sì, sono emozionata perché quello è un personaggio bello che mi piace, quella è una fiction alla quale sono molto affezionata, e spero che, insomma, questa nuova edizione dove succedono un sacco di cose piaccia al pubblico. Quindi vi aspetto domani e martedì su Rai 1. Mi raccomando, Bocca al lupo, grazie Lucianina. In bocca al lupo per Fuori classe 2. Un abbraccio a te e a Fabio. Ciao. Grazie Fabri. Ciao.